Good evening, Graham! Good evening, London. Good evening, Paris. Good evening, Tel Aviv. Good evening, New York. Good evening, Jerusalem. Good evening, good night. Ciaone, Monte Carlo. Ah, decreto. Neanche troppo tristemente la sua morte. Perché, come tutti sanno, perché tutti stanno incollati comunque alla televisione, non vivendo, ascoltando notizie da questi media fasulli, non so perché la gente lo fa ancora, ma la gente non sono io. Comunque questa cosa la so, c'è il Gran Premio. C'è il Gran Premio e Monte Carlo l'anno scorso proprio ha tralasciato, trascurato questa cosa storica, importantissima, di valore da sempre per il Principato. E quest'anno lo fa, ma era meglio se non lo faceva a questo punto, cioè chi se ne frega, tanto noi siamo ricchi, sfruttiamo i residenti, sfruttiamo le persone che vengono ad ammazzarsi dopo aver giocato al casinò e aver perso tutto, sfruttiamo le prostitute che ci danno informazioni. E potevano tranquillamente con dignità non farlo, invece lo fanno e dimostrano di non saper salvare l'apparenza. Monte Carlo è tutta basata sull'apparenza, quindi si può dire che Monte Carlo sia finita, morta, caputa. Coprifuoco alle 9, Amber Lounge con le mascherine, gli ospiti, le museruole, scusate, adesso mi vedrete girare a Campo dei Fiori con il guinzaglio per chi mi circonda e stacco la mascherina. Comunque ho notizie certe da un'amica che fa la, che sfila lì, bellissima, e da mio padre che ci passava. Mi ha detto tra l'altro che la scuderia Ferrari è stata dimezzata perché ha chiamato un manager, un nostro amico, e ha detto che è a Livorno, quindi se come sa, puoi andare in alberghi solo se stai in albergo, ma chi è che vuole andare in albergo a farsi salassare servito da gente bella che sarebbe bella con le museruole? A che serve la bellezza per questo? Quando sono andata io all'ospedale di Monaco per un problemino, è venuto molto particolare giù un'infezione che ho preso per colpa della sabbia di Sirenio, da un taglio che mi ha procurato il preservativo, infatti non, meglio se non mi esprimo, perché non vorrei essere censurata anche dicendo che do consigli sbagliati sulla salute, per carità, però potete immaginarlo, cioè perlomeno fa danni, punto. Questo cioè, è indiscutibile perché a me li ha fatti, sono tante maniere per proteggersi, però è volgare parlare di sesso a livello anatomico, fisico. Non sono una dottoressa in medicina. In scienze politiche, politica, diritto, sì, infatti qua nessuno mi tocca. La gente se ne va a Monaco, inizia a viaggiare, che palle, ora Campo dei Fiori in base ai turisti. Casino, preferivo quasi prima, però il momento adesso di far diffondere il messaggio è tutto sommato nell'angoscia, nella rabbia, nel dolore, nello strazio acuto che provo a vedere il mondo così, però devo andare avanti, devo lavorare per questo e serve gente per questo. Preferirei solo gli italiani al momento, però vabbè, tanto io non mi sento italiana, io prenderò ufficialmente residenza e passaporto del Liberland. Cioè o si fa scherzi, cercatelo, Liberland. A volte mi sbaglio e dico Libertan, perché il Liberland è uno stato di 7 km quadrati, non è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite, e chi se ne fotte delle Nazioni Unite? È un'organizzazione come l'OMS, lasciamo stare anche qua, sono come Trump, lo capite? Infatti hanno bannato i profili, si è messi a lui, quindi non è riconosciuta, ma il Liberland dice la verità suprema, il diritto al lavoro, all'autodeterminazione, alla libertà di espressione, di pensiero, di difendersi, tutto. La moneta è la criptovaluta. E sì, il mio paesino delle meraviglie del Danubio, tra la Croazia e la Serbia, 7 km quadrati. Comunque, se non è il primo stato, la città del Vaticano, Sodoma, se non è Monte Carlo, è il terzo che ho scovato in via del Gesù, il Libertan. Quindi quando se lascerò a Campo dei Fiori sarà soltanto per seguire la causa del Libertan.
Però per adesso il campo dei fiori dove faccio quello che mi pare perché pago, perché in qualche maniera so materializzare i soldi e ci faccio quello che mi pare. Pago ovviamente il corollario era tanto e la polizia lo sa tranquillamente. Infatti l'altra sera quando uno ha cercato di dirmi che non potevo mangiare il wok alle 23:10 per strada, in piazza, ho detto questo l'ho comprato, l'ho pagato, svengo, non può dirmi di non mangiare, oltretutto perché sono a casa mia. Sono per 400 euro di multa, sì, vai a dire a mio padre che ha difeso una causa contro il casinò vincendola, tornando a Monaco, tra l'altro, l'avvocato del diavolo. Vallo a dire a mio padre e lasciami perché cercava di strattonarmi e me ne sono andata fieramente a casa dove ho preso il megafono e ho urlato i miei diritti. Il lavoro è importante. È importante, chi non lavora non fa l'amore e chi si avvicina a me sa che avrà un prezzo da pagare in qualche maniera. Ci sono 9 gradi di minottaggio, nello spiego su Pornhub, ma io sono al di fuori di qualunque, perché chi viene da me fa un patto potenzialmente con il diavolo. Infatti è tutto nel sudario, no? Lo vedete quel quadretto bianco? Cioè, non dovrebbero esserci gli altri due, però non c'è posto. E sto aspettando di fare una stampa della Venere di Botticelli, poi riuscirò a prendere sicuramente quella agli Uffizi, però per adesso metterò una stampa. Quindi il sudario è all'arte zozza, è quel quadretto piccolino che è sopra il lenzuolo, che chissà che c'è successo, si diffonde il calore, si diffonde il calore sopra quel quadretto che poi ogni ospite è invitato a toccare. Vedete dove non ho usato nessuna tinta, ho trovato però gli aghi misteriosamente in questa magica, umile, solo di fronte a Dio casa e quindi ho creato. Vado molto fiera. Un po' di stampo, dipingo. Qua tutto è concesso perché sia nella bellezza. Non tolgo la bruttezza. Gente, si sa che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. È buono o è cattivo il mio esempio? È santo o no? Cos'è giusto? Cosa non è giusto? Cos'è il porno? Cos'è porno? È porno la monnezza che si vede fuori, i diritti calpestati o è porno il mio amare e inviare passione tramite l'unica piattaforma libera e guarda caso più visitata del mondo? Tra l'altro, corollario, il porno è morto, Dio no. Non faccio porno, a me fa schifo, però può essere molto educativo. In ogni caso è essenziale. Qua si va all'essenziale, non c'è tempo da perdere, chi si ferma è perduto. Io non ho niente da perdere. Sistema da perdere. Tornerò un giorno, denuncerò l'Isola dei Famosi, anzi uscirà un'intervista sul blog di un giornalista corretto dove racconto l'episodio. Perché se pensate non che stessi zitta, oltretutto che mio padre poteva essere candidato sindaco, mi sono sbagliato di grosso. Niente mi può fermare. Penso anche di essere immortale, siccome ho avuto un aneurisma e sono risuscitata dopo 3 giorni, a 15 anni, e varie altre vicissitudini. Quindi, fuck the system. Sto passando. Aspetta, sguardo assassino. Cazzo, da mettere tanto per Monaco che ho delle occhiaie pazzesche. O sono un vampiro. Ciao.